Oh, che bello, San Valentino, la festa degli innamorati. Ma chi era San Valentino? Perché si festeggia proprio il 14 febbraio? È una festa molto antica, risale all'epoca romana, siamo intorno al 500 d.C., quindi circa 1500 anni fa. In quel periodo non tutti erano cristiani, c'erano altre persone che credevano in altri dei e avevano delle feste tutte loro, tra cui una che celebravano il 15 febbraio in onore al loro dio Luperco. Era la festa della fertilità, ovvero facevano dei riti per cercare di ottenere dagli dei la loro benedizione per poter avere più bambini. Ma erano dei riti un po' particolari, diciamo che durante queste feste facevano delle cose proprio non bellissime, erano un po' esagerati. Allora il papa dell'epoca, Gelasio I, che non è Gelato I, mi raccomando, ma Gelasio, ebbe un'idea. Mo' facciamo noi una bella festa per celebrare l'amore, quello con la maiuscola, l'amore vero, quello tra due persone innamorate. E per fregare quelli dell'altra festa, i Luperchiani, se si chiamano così, che cosa ha fatto? Li ha anticipato il giorno. Quindi invece di essere il 15 febbraio come la festa degli altri, l'ha anticipato e l'ha messo il 14 febbraio, giorno in cui si festeggiava a San Valentino, che è diventato così il patrono, quindi il protettore degli innamorati. È una festa veramente molto bella, perché soprattutto in un momento come questo, pieno di sofferenza, di solitudine, di dolore, di perdita, abbiamo sempre più bisogno di festeggiare e celebrare l'amore, che è il vero motore della vita. Anche perché, come direbbe Chiara Mirante, tutto passa, solo l'amore resta.